Buongiorno dal vostro M, il Bacassan si sta ancora preparando per la mattinata e io intanto vi faccio vedere il ritrovato tecnologico migliore del Giappone, e cioè il bagno tecnologico. Lì viene fuori lo spruzzino del bidet, viene lì, qua c'è la tazza riscaldata e tutti i bottoncini per i settaggi, dalla musichetta per coprire certi rumori fastidiosi, al bidet per le signore, a pulirsi il fondoschiena per tutti, la regolazione della pressione e tutte le altre temperature per l'acqua e l'elice. Complimenti. Io e il Bacassan stiamo aspettando il traghetto per Miyajima, lo vedete arrivare alle mie spalle, eccolo lì, là c'è proprio Miyajima. Intanto volevo farvi sapere un'altra cosa che mi sono dimenticato di dirvi ieri, riguardo i tram di Hiroshima. Già stare a Hiroshima è un po' inquietante di suo, poi se quando parte il tram ci iniziano con una musichetta che ricorda molto Silent Hill, la cosa inquieta ancora di più. Il vostro M è finalmente sceso dal traghetto a Miyajima, come potete vedere alle nostre spalle i cervi girano liberamente. Fortunatamente è mezzogiorno, è caldo, quindi stanno tranquilli, perché sennò le cartine se le mangiano tutte, sperando che fosse un biscotto per loro. Il Bacassan si sta avvicinando minaccioso verso i cervi, vedremo cosa faranno le sue mega foto. Alle mie spalle il Tori nell'acqua, o meglio c'è ancora la bassa marea, quindi non è ancora nell'acqua, e se mi giro potete osservare un samurai al cellulare. Incredibile, amici. Io e il Bacassan siamo all'interno di una via di Miyajima, direi che c'è più o meno la sagra della paccottiglia, che San Marino più o meno, anzi secondo me è meno. Io e il Bacassan stiamo provando l'ascesa al Monte Misen, siamo a 480 metri circa, mi dice il GPS, e dobbiamo superare i 520, non ce la facciamo più, e abbiamo anche barato perché abbiamo preso la funivia. Dopo a scendere non lo so, che gli dei ci aiutino, perché non so come arriveremo. Alla fine io e il Bacassan ce l'abbiamo fatta, abbiamo raggiunto il penultimo step, ci mancano gli ultimi 300 metri di strada per raggiungere la vetta. Quello alle mie spalle è il tempio dedicato all'amore, con il fuoco eterno che brucia da almeno 1200 anni, almeno così dicono. L'inquadro dall'altra parte, negozietto, e qui c'è l'altro tempio che adesso vi faccio vedere un po' meglio. E il Bacassan, abbiamo raggiunto la cima del Monte Misen, vi faccio vedere una piccola panoramica, perché come potete vedere c'è l'area di avvistamento panoramico che è ancora in costruzione. La domanda è emblematica: come ci hanno portato qua la roba? In elicottero? Ai posteri largo la sentenza. Io e il Bacassan abbiamo deciso di scendere a piedi dai 535 metri del Monte Misen, ne avremmo già fatti quasi un centinaio in discesa, ne avremo per un'altra oretta probabilmente, se ci va bene, e sì, è dura ragazzi, è dura, soprattutto per due come noi. Io e il Bacassan siamo sopravvissuti alla discesa dal Monte Misen, adesso siamo dentro all'Itsukushima Shrine, un tempio sull'acqua, e alle mie spalle adesso appare il Tori, sommerso dalle acque, quasi. Io e il Bacassan alla fine di questa sera sono andati a mangiare okonomiyaki, qui vedete i miei udon fritti con uovo e pancetta. L'okonomiyaki di Bacassan sta arrivando, e là ci sono i cuochi che stanno preparando. Noi domani andiamo a Beppu, ci rivediamo alle terme. Basta, saluta.